Inaugurata martedì 13 ottobre al Cinema Montini con la proiezione di Baria, la decima edizione del concorso Agiscuola, il progetto che permette agli studenti degli istituti superiori di visionare i 20 film in concorso al Davide di Donatello. Al termine dell'anno scolastico, i ragazzi dovranno comporre un elaborato scritto, che sarà vagliato da una giuria tecnica. Il vincitore regionale parteciperà come giurato per il Leoncino d'Oro al Festival di Venezia. Sono stati ben 8 giovani fabrianesi ad aggiudicarsi il primo premio. Agiscuola e questa iniziativa, soprattutto del premio Davide Giovani, incontra attraverso il cinema e mediante il cinema gli studenti, i docenti, le famiglie, la città. E quindi è veramente un grande successo. Oltretutto, il fatto che si è cresciuti in questi anni lo dimostrano i tanti studenti fabrianesi che in realtà si sono piazzati al primo, secondo, terzo posto all'interno della Regione Marche. Un concorso, quello dell'Agis, che permette agli studenti di avvicinarsi al mondo del cinema, una materia che, secondo l'assessore alla cultura Sonia Ruggeri, meriterebbe un approfondimento maggiore, soprattutto in ambito scolastico. Il cinema come risorsa culturale importante per la nostra città. Proveremo a mettere insieme, a mettere a sistema le tante belle iniziative che ancora forse non si conoscono, la città non conosce, che sono Agiscuola, Cinema al Cinema, che permette appunto di fare cineforum, e Precicchie, che è altro fiore all'occhiello su questa arte bellissima. A seguire i ragazzi ci sarà l'esperto Cesare Ramazzotti, che da sempre li prepara ad analizzare in maniera critica il cinema italiano. L'evento si svolge grazie alla cortese disponibilità di Cinema Riuniti di Fabriano, un contributo importante per l'ottima riuscita del concorso in tutti questi anni. Il progetto è un progetto che ormai è collaudatissimo perché ogni anno raccoglie decine e decine di studenti che sono desiderosi di provare questa esperienza, esperienza di giurati di un premio importantissimo quale il premio Davide di Donatello, e esperienza anche di incontro con il cinema italiano, un cinema che probabilmente non conoscono, non conoscono né quello passato né quello presente, abituati come sono a fruire di un cinema molto più commerciale che si va a vedere nelle multisale.